Ciao Rockers, ho deciso di sfidarvi al FantaSanremo, quindi spero che siate agguerriti e pronti a raccogliere la sfida. In questo video vi presenterò i miei 5 campioni, i miei pezzi da 90 con cui ho intenzione di affrontarvi. Alla fine di Sanremo scriverò quanti punti ho fatto, quindi potete semplicemente dirmi se avete fatto più o meno punti, oppure potete partecipare al mio campionato. Infatti sto creando la Viames Arcuri League. Se volete partecipare, basta che mandate una mail a viames.arcuri@gmail.com, io vi mando il link per l'invito e possiamo divertirci in questo nostro campionato privato. Non serve denaro, non servono soldi per partecipare, per quest'anno lo facciamo per divertimento. Vediamo come va, magari l'anno prossimo possiamo fare una cosa più ufficiale anche con dei premi in denaro. Comunque, intanto vi presento i miei 5 campioni. Parto col pezzo da 90, ultimo, che è anche il mio capitano. Allora, ho scelto ultimo perché secondo me è quello destinato a vincere il Festival di Sanremo. Mi sorprenderebbe se non fosse lui il vincitore, perché secondo me gli basterà mantenersi nelle prime 3 posizioni, perché ogni volta che ci sarà il televoto, grazie al suo zoccolo duro di fan che è molto ampio, secondo me ultimo potrà vincere. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla serata cover, perché quella lì è una serata un po' diversa, possono esserci delle sorprese, però secondo me se supererà quell'ostacolo mantenendosi nelle prime posizioni sarà il vincitore. Seconda scelta è una scelta di cuore, Gianluca Grignani. Io sono un grandissimo fan di Gianluca, lo seguo dal suo primo album Destinazione Paradiso. Ho adorato la fabbrica di plastica e campi di popcorn, è un artista secondo me immenso, sono davvero felice che torni sul palco del festival e comunque oltre alla scelta di cuore secondo me potrebbe vincere dei premi che fanno gioco per la vittoria del FantaSanremo, potrebbe vincere come miglior testo, miglior arrangiamento, potrebbe fare delle cose particolari perché è un artista molto estroso, quindi mi fido di lui per fare un buon punteggio al FantaSanremo. Numero 3, i cugini di campagna. Allora, li ho scelti perché secondo me possono darmi i punti trash di cui ho bisogno, perché si tratta di artisti eccessivi che fanno sempre delle cose molto particolari e visto che il FantaSanremo ha un regolamento un po' strano, potrebbero prendere tanti bonus. Tra l'altro, i cugini di campagna sono anche molto sul pezzo per quello che riguarda le faccende social, infatti potrebbero impuntarsi per avere più punti possibili al FantaSanremo. Non dimentichiamo che l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di loro è per, diciamo, i litigi con i Maneskin, dove li avevano accusati di aver copiato i vestiti, e poi avevano fatto anche una cover di Zitti e Buoni che è diventata abbastanza virale sui social, quindi sanno come tenersi sul pezzo, sanno come far parlare di loro, quindi magari faranno dei bonus un po' particolari. Quarto e quinto artista, li dico insieme perché ho scelto per i primi tre degli artisti che costano molti baudi, quindi devo scegliere degli emergenti che costano meno. È il regolamento, non è colpa mia, ho tutto il rispetto per gli emergenti. Ho scelto Collazio e Will, perché secondo me tra gli emergenti sono quelli che possono regalare più sorprese tra i bonus. Innanzitutto potrebbero stare lontani dalle zone basse della classifica, che sono quelle che fanno prendere dei malus e fanno perdere punti, e poi sono artisti abbastanza eclettici, quindi magari faranno qualcosa di particolare e regaleranno dei bonus. Quindi, ricapitolando, ultimo, Gianluca Grignani, i cugini di campagna, Collazio, Will. Questo è il mio squadrone con cui sono pronto ad affrontarvi. Fatemi sapere se parteciperete, ne sarei molto felice. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!